Enoch primo, Enoch etiope. Il libro dei sogni. Parte 17esima. 85. E dopo questo vidi in un altro sogno, e figlio mio, io ti mostrerò tutto. Ed Enoch alzò la voce e disse a suo figlio Matusalemme: io dico a te, figlio mio, ascolta la mia parola e inclina il tuo orecchio alla visione del sogno di tuo padre. Prima che io prendessi in moglie tua madre Etna, vidi nel mio letto in visione. Ecco, una vacca uscì dalla terra. Era quella vacca bianca, e dietro di essa uscì una giovenca, e con essa uscì un altro vitello. Uno di essi era nato nero, e l'altro era rosso. E questo vitello nero colpì con le corna il rosso, e lo inseguì sulla terra, ed io allora non potei più vedere quel vitello rosso. E quel vitello nero crebbe, insieme con lui venne quella giovenca, e vidi molti bovini che uscivano da lui. Tutti gli somigliavano e gli andavano dietro. E quella giovenca, quella prima, uscì dal cospetto di quel primo bue e cercò quella prima giovenca rossa, e non la trovò. E mise allora grandi lamenti e la cercò. Ed osservai finché quel primo bue venne presso di essa. La fece tacere, ed essa non gridò più. E dopo di ciò, essa generò un altro bue bianco, e dopo di esso generò molti bui e giovenche nere. E nel mio sonno vidi quel toro bianco, e come crebbe, e divenne un grande toro bianco, e da esso uscirono molti bovini bianchi, e gli somigliavano tutti. E cominciarono a generare molti bovini bianchi che li somigliavano, e l'uno seguiva l'altro. 86. E poi guardai con i miei occhi mentre dormivo, e vidi il cielo in alto, ed una stella cadde dal cielo, e si alzava, mangiava e pascolava fra quei bovini. E poi vidi bovini grandi e neri, e tutti cambiarono le loro stalle, i loro pascoli e i loro figli, e preso a lamentarsi uno con l'altro. E ancora vidi nella visione ed osservai il cielo, ed ecco, vidi molte stelle. Ed esse scesero, si gettarono dal cielo presso quella prima stella, e fra quei bovini e vitelli, e stettero con loro e pascolavano in mezzo a loro. Io li osservai e vidi che tutti loro misero fuori le loro vergogne come i cavalli, e presero a montare sulle giovenche, e tutte rimasero incinte, e generarono elefanti, cammelli e asini. E tutti i buoi li temettero, ebbero paura di loro, e presero a mordere coi loro denti e a ignorarli, e a colpirle con le loro corna. Ed essi presero allora a mangiare quei bovini, ed ecco che tutti i figli della terra presero a tremare, ed avevano paura di loro, e fuggivano. 87. E di nuovo li guardai, e presero a ferirsi e a mangiarsi l'un l'altro, e la terra prese a gridare. E di nuovo alzai i miei occhi e al cielo, e vidi nella visione. Ecco, uscivano dal cielo, come una specie di uomini bianchi. Uno usciva da quel luogo, e tre erano con lui. E quei tre che uscivano dopo mi presero per mano, mi sollevarono dalle generazioni terrestri, e mi innalzarono su un luogo elevato, e mi fecero vedere una torre alta sulla terra, e tutte le colline erano più basse. E mi dissero: sta qui, finché vedrai tutto quel che arriva su quegli elefanti, camelli e asini, sulle stelle e su tutti quanti i bovini. 88. E vidi uno di quei quattro che erano usciti prima, e costui prese quella stella che, per prima, era caduta dal cielo. La legò mani e piedi e la gettò in un abisso. E questo abisso era stretto, profondo, orribile e di tenebra. E uno di quelli estrasse la sua spada e la dette a quegli elefanti e cammelli ed asini, e presero a ferirsi l'un l'altro, e la terra a causa loro tremò. E quando guardai nella visione, allora, uno di quei quattro che erano usciti gettò pietre dal cielo e raccolse e prese tutte le stelle grandi, le cui pudenda erano state come quelle dei cavalli, e le legò tutte alle mani e ai piedi, e le gettò nell'abisso della terra. 89.
Ed uno di quei quattro andò da quei buoi bianchi e, tremando, gli insegnò un segreto. Egli era nato bue ed era diventato uomo. Aveva costruito per lui, per se stesso, una grande arca. Gli si era messo sopra e tre buoi stavano con lui su quell'arca, ed esse si erano chiuse su di loro. Ed io sollevai di nuovo i miei occhi al cielo e vidi un tetto elevato e sette torrenti su di esso, e quei torrenti versavano in un posto molta acqua. E guardai ancora, ed ecco, le fonti si aprirono sulla terra in quella grande area, e quest'acqua prese a ribollire e a salire sulla terra, e non faceva vedere quell'area finché tutta la terra si coprì d'acqua. E su di essa aumentò l'acqua, la tenebra e la nebbia, ed io osservavo l'altezza di quell'acqua, e quell'acqua salì al di sopra di quell'area e scorse sopra l'aria e si fermò sulla terra. E tutti i buoi che erano in quell'aria si riunirono fino a che io li vidi affogare, essere inghiottiti e perire in quell'acqua. E quell'aria galleggiava sull'acqua e tutti i buoi, gli elefanti, i camelli, gli asini affondarono nella terra, e così tutti gli animali. Ed io non potetti vederli, ed essi non potettero uscire, perirono e furono affondati nell'abisso. E ancora guardai nella visione finché quei torrenti si ritirarono da quel tetto elevato. La spaccatura della terra si spianò e si aprirono altri abissi. E l'acqua prese a scendere dentro di essi finché riapparve la terra e quell'arca si posò sulla terra. La tenebra si ritirò e vi fu luce. Quel bue bianco che era diventato uomo uscì dall'arca e i tre buoi con lui, e uno dei tre buoi, quello bianco, somigliava a quel bue. Uno di loro era rosso come il sangue ed uno era nero. Ed esso, quel bue bianco, si allontanò da loro e presero a generare animali di campagna ed uccelli, e derivò da essi, da tutti loro, una caterva di specie. Generarono leoni, tigri, cani, lupi, iene, porci selvatici, volpi, sorci, cinghiali, uccelli rapaci, nibbi, foncas, corvi, e fu generato fra loro un bue bianco. E presero a mordersi tra di loro, uno con l'altro, e quel bue bianco, che era nato in mezzo a loro, generò un asino selvatico e un bue bianco insieme con esso, e furono assai numerosi gli asini selvatici. E questo bue, che era nato da esso, generò un cinghiale nero e una pecora bianca, e questo cinghiale generò molti cinghiali, e quella pecora generò 12 pecore. E quando quelle 12 pecore crebbero, una di esse la consegnarono agli asini, e questi asini, poi, consegnarono questa pecora alle iene, e questa pecora crebbe fra le iene. E il Signore fece venire le 11 pecore a vivere con essa e a pascolare con essa fra le iene, ed esse aumentarono e divennero molti gregi di pecore. E le iene cominciarono a temerle e le oppressero fino a distruggere i loro figli e li gettarono in un fiume di molta acqua, e quelle pecore cominciarono a gridare a causa dei loro figli e ricorrevano al loro Signore. La pecora che si era salvata dalle iene fuggì e passò fra gli asini selvatici, e io vidi le pecore lamentarsi, gridare e pregare il loro Signore con tutte le loro forze, fino a che questo Signore delle pecore, alle loro grida, scese dall'eccelso palazzo, giunse presso di loro e le osservò. E chiamò quella pecora che era fuggita dalle iene e le parlò a proposito delle iene, affinché essa facesse loro sapere di non toccare più le pecore. E la pecora, secondo l'ordine del Signore, andò dalle iene, ed un'altra pecora si incontrò con essa, e tutte e due insieme entrarono nell'assemblea di quelle iene. Parlarono ad esse e dissero loro di non toccar più, da allora in poi, le pecore. Ed allora io vidi che le iene si irrigidirono assai con tutta la loro forza contro le pecore, e di come le pecore gridarono. Ed il loro Signore venne presso le pecore e prese a percuotere quelle iene, e le iene, presto,
a lamentarsi e le pecore tacquero e da allora non gridarono più. E io vidi le pecore fino a che uscirono dalle iene e alle iene si accecarono gli occhi ed uscirono all'inseguimento delle pecore con tutte le loro forze. Ed il signore delle pecore andò con esse per guidarle e tutte le pecore lo seguirono e la sua faccia era magnifica e il suo aspetto maestoso e venerando. E le iene presero a inseguire quelle pecore fino a che le raggiunsero in uno stagno d'acqua. E quello stagno d'acqua si divise e l'acqua si fermò di qua e di là, innanzi a loro e al Signore che le guidava, e si fermò fra loro e le iene. E allora quelle iene non videro più le pecore, andarono in mezzo a quello stagno d'acqua, inseguirono e corsero dietro le pecore in quello stagno d'acqua. E quando videro il Signore delle pecore, ritornarono indietro per fuggire da davanti alla sua faccia. E quello stagno d'acqua si riunì e divenne immediatamente come la sua creazione. L'acqua crebbe e si innalzò fino che coprì quelle iene. Ed io osservai finché tutte le iene che inseguivano quelle pecore perirono e ad affogarono. E le pecore passarono oltre l'acqua e uscirono in un deserto dove non vi era acqua né erba, e presero ad aprire i loro occhi e a guardare. E io vidi il Signore delle pecore, che pasceva e dava loro acqua ed erba, e vidi quella pecora camminare e guidarle. E quella pecora salì sulla cima di quella pietra alta, ed il Signore delle pecore la inviò da loro. Ed allora vidi il Signore delle pecore che stava innanzi a loro, e il suo aspetto era maestoso e forte, e tutte quelle pecore lo guardavano ed avevano paura della sua faccia. E tutte quelle pecore temevano e temevano di lui, e gridavano dietro a quella pecora che stava con lui. All'altra pecora che stava in mezzo a loro dicendo: «Non possiamo stare davanti al nostro Signore né guardarlo». E quella pecora che le guidava ritornò sulla sua cima, sulla cima di quella pietra, e le pecore cominciarono a diventare cieche e sbagliarono la strada che essa aveva loro indicato, e quella pecora non se ne accorse. E il Signore delle pecore si adirò contro di esse di grande ira, e quella pecora se ne accorse, scese dalla cima della pietra, venne presso le pecore e ne trovò la maggior parte che erano cieche e che avevano sbagliato la loro strada. E quando lo videro crebbero in paura e tremarono davanti alla sua faccia e vollero tornare al loro ovile. E quella pecora prese con sé altre pecore ed entrò da quelle pecore che avevano sbagliato la strada e, di poi, prese a ucciderle, e le pecore temettero della sua faccia. E quella pecora fece tornare quelle che avevano sbagliato ed esse rientrarono nei loro ovili. Ed io vidi colà la visione fin quando quella pecora divenne un uomo e costruì la casa del Signore delle pecore e mise tutte le pecore in quella casa. E vidi fin quando quella pecora, che si era incontrata con quella pecora che guidava le pecore, si incrociò, e vidi fin quando perirono tutte le pecore grandi e le pecore piccole. Le piccole sorsero al loro posto ed entrarono nel pascolo e si avvicinarono al fiume di acqua. E quando questa pecora le guidava, che era diventata uomo, si separò da esse, si addormentò, e tutte le pecore la cercavano e gridavano a causa sua, grandi grida. E vidi fin quando tacquero al grido per quella pecora, e passarono quel corso d'acqua, e si fermarono tutte le pecore che le avevano condotte in sostituzione di quelle che si erano addormentate e che le avevano prima guidate. E vidi le pecore fin quando entravano in un luogo bello ed in una terra amena e benedetta, e vidi quella pecora finché si saziarono. E la casa stava in mezzo a loro, nella terra amena. E vidi sia dove si aprivano i loro occhi, sia dove erano accecati, fin quando sorse un'altra pecora, e costei fece tornare tutte le pecore e i loro occhi si aprirono. E cani, filistei, volpi, ammoniti, e porci selvatici, indumei, presero a mangiare quelle pecore, Israele, finché sorse un'altra pecora, Saul,
signore delle pecore, una di esse, un capone che le conduceva. E questo capone, Saul, prese a colpire di qua e di là quei cani, cinghiali e porci selvatici, fino a che non li fece perire. E a quella pecora si aprirono gli occhi e vide quel capone che era fra le pecore, il quale aveva abbandonato la propria magnificenza e aveva preso per cuotere quelle pecore. Le calpestava e andava senza dignità. E il signore delle pecore mandò la pecora da un'altra pecora e la suscitò a che divenisse capone e guidasse le pecore, invece di quella pecora che aveva abbandonato la propria magnificenza. E andò presso di lui, ma gli parlò da solo, e innalzò quel capone e lo fece giudice e duce delle pecore. E in tutto questo tempo quei cani opprimevano le pecore. E il primo capone scacciò quel capone di dopo, e quel secondo capone si alzò e fuggì dal suo cospetto, e io vidi finché quei cani fecero cadere il primo capone, e si alzò quel secondo capone e guidò le pecore piccole, e questo capone generò molte pecore e si addormentò, e una piccola pecora divenne capone al suo posto e divenne giudice e guida di quelle pecore. E quelle pecore crebbero e si moltiplicarono, e tutti i cani, i cinghiali e i porci selvatici si spaventarono e fuggirono da lui, e quel capone ferì ed uccise tutte le bestie, e nulla potetero poi quelle bestie in mezzo alle pecore, e nulla più rapirono ad esse. E quella casa divenne grande e vasta, e per quella pecora fu costruita una torre alta su quella casa del signore delle pecore, e quella casa era bassa e la torre era alta e lunga, e il signore delle pecore stava su questa torre, e gli porsero innanzi una mensa piena di cibi. E poi vidi quelle pecore che ancora una volta sbagliavano e andavano per molte vie ed abbandonavano quella casa loro, e il signore delle pecore chiamò solo alcune delle pecore fra loro. Alcune pecore poi le mandò dalle altre pecore, e le pecore presero a ucciderle, ed una di esse si salvò, non fu uccisa. Saltò e gridò contro le pecore che avevano tentato di ucciderlo. Volevano ucciderla, e il signore delle pecore lo salvò dalla morte e lo fece salire per stare presso di sé. E molte altre pecore le mandò presso quelle altre pecore perché si facessero ascoltare e si lamentassero contro di loro. E allora vidi che quando lasciarono la casa del signore quelle pecore e la sua torre, esse sbagliarono del tutto e i loro occhi si accecarono. E vidi come il signore di quelle pecore aveva fatto molte uccisioni su di esse e ogni loro pascolo, fino a che lo infocassero in conseguenza di queste uccisioni, e lo fecero in modo di ritornare al proprio posto. Ed egli le lasciò nelle mani dei leoni, delle tigri, delle iene, e nelle mani delle volpi e di tutte quelle bestie feroci che sbranarono le pecore. Ed io vidi che gli aveva lasciato quella loro casa e la loro torre, e le aveva tutte gettate nelle mani dei leoni, affinché le sbranassero, e nelle mani di tutti gli animali, affinché le divorassero. Ed io presi a gridare con tutta la mia forza, a invocare il Signore degli Spiriti, e a fargli noto quel che riguardava le pecore, che venivano mangiate da tutte le bestie feroci. Ed egli, nel guardare, tacque e si rallegrò che esse venivano mangiate, ingoiate e calpestate, e le lasciò come cibo nelle mani di tutti gli animali. E chiamò 70 pastori e abbandonò quelle pecore affinché essi pascessero, e disse ai pastori e a tutti i loro aiutanti: ognuno di voi d'ora in poi porterà al pascolo le pecore e fate poi tutto quello che io vi ordino. Io ve le consegno innumerate e vi dirò quale di esse dovrà perire, e voi la distruggerete. E consegnò loro quelle pecore. Ne chiamò un altro e gli disse: poni mente ed osserva tutto quello che fanno i pastori su quelle pecore, poiché ne distruggeranno più di quante io loro ho ordinato. E scrivi ogni eccesso e distruzione che sarà fatta dai pastori. E quando ne uccideranno per mio ordine,
e quante di testa loro, e scrivi per ognuno di essi tutte le loro distruzioni. E enumera a voce davanti a me quante ne faranno perire di loro testa e quanti essi ne consegneranno alla distruzione affinché ciò sia testimonianza del mio ordine. Contro di loro, poiché io conosca tutte le azioni dei pastori, dia a loro premio o castigo e veda quel che essi faranno, se staranno negli ordini che io loro ho dato o no. E che essi non se ne accorgano e tu non farli accorgere e non mostrar loro quel che devono fare, ma scrivi ogni loro uccisione, ognuna quando avviene, e innalza il tutto fino a me. Ed io osservai fin quando quei pastori facevano pascolare al tempo giusto e quando prendevano a uccidere e distruggere più di quanto era stato loro ordinato e abbandonavano quelle pecore nelle mani dei leoni. E i leoni e le tigri divorarono e ingoiarono la maggior parte di quelle pecore e i porci mangiavano insieme con loro ed incendiarono quella torre e scavarono sotto quella casa per abbatterla. Ed io mi addolorai moltissimo per quella torre, dato che era stata demolita, quella casa delle pecore. E da allora io non potetti vedere se quelle pecore entravano in quella casa. E i pastori e i loro aiutanti consegnarono quelle pecore a tutte le fiere affinché le divorassero. E tutte, ognuna di loro, ne riceveva al tempo giusto, secondo il numero, e tutti, ognuno di loro, per l'altro, scriveva nel libro. Quante di esse ne distruggeva, ed ognuno ne uccideva, distruggeva assai più di quanto stabilito per lui, ed io presi a piangere e a lamentarmi moltissimo a causa di quelle pecore. E parimenti, nella visione, vidi in qual modo colui che scriveva ogni pecora che veniva distrutta da quei pastori, giorno per giorno, e innalzava, poneva e mostrava tutto il suo libro al Signore delle pecore. Mostrava tutto quel che ognuno di loro aveva fatto, aveva portato via e dato alla distruzione. Ed il libro fu letto al cospetto del Signore delle pecore, ed egli prese il libro in mano, lo lesse, lo sigillò e lo ripose. E poi vidi i pastori, mentre facevano pascolare per 12 ore, ed ecco che 3 di quelle pecore tornarono, vennero, entrarono e presero a costruire tutto quel che di quella casa era caduto. Ma i porci selvatici le ostacolavano, ed esse non ci riuscirono. E presero di nuovo a costruire come prima, e innalzarono quella torre, ed essa si chiamava Torre Alta. E presero a mettervi innanzi una mensa, ma tutto il pane che vi era sopra era contaminato, e non era puro. E a tutte quelle pecore gli occhi erano ciechi, e non vedevano, e così erano ciechi anche i loro pastori. Le consegnavano ai pastori per la distruzione in gran numero, ed essi le calpestavano coi loro piedi e le divoravano. Ed il Signore delle pecore tacque finché tutte le pecore furono disperse nelle campagne e si unirono con loro, ed essi non le salvavano dalle mani delle bestie. E colui che scriveva il libro lo innalzò, lo mostrò e lo lesse nelle case del Signore delle pecore e implorava per esse e lo pregava mentre gli mostrava tutto l'operato dei loro pastori, e testimoniava innanzi a lui contro tutti i pastori. Lo prese, pose presso di lui quel libro e uscì. 90. E vidi fin quanto, in maniera identica, 37 pastori fecero pascolare e tutti compirono, ognuno al proprio tempo, il loro compito. Come i pastori precedenti, e vidi fin quanto altri furono consegnati nelle loro mari per condurli al pascolo, ognuno al loro tempo. Tutti i pastori, ognuno al suo tempo. E rividi in una visione. Vennero tutti gli uccelli del cielo, aquile, avoltoi, sparvieri, corvi. Le aquile guidavano tutti gli uccelli e presero a divorare quelle pecore. Ne scavavano gli occhi e ne mangiavano la carne. E le pecore gridavano perché erano mangiate nella loro carne dagli uccelli. Ed io gridai e mi lamentai nel mio sonno contro quel pastore che conduceva al pascolo le pecore. E vidi fin quando quelle pecore furono divorate dai cani, dalle aquile, dagli sparvieri, e non lasciarono ad esse carne, neanche un po', né pelle, né vene, finché restarono solo le loro ossa, e le loro ossa caddero sulla terra, e le pecore divennero poche.
Ed io vidi finché 23 pastori conducevano al pascolo e compirono, ognuno al suo tempo, 58 periodi. E piccoli agnellini furono generati da quelle pecore bianche e cominciarono ad aprir loro gli occhi e a vedere e a gridare verso le pecore. E le pecore non gridarono verso di loro, non ascoltarono quel che essi dicevano, ma furono tutte sorde e i loro occhi furono assai fortemente ciechi. E vidi nella visione dei corvi come volavano su quegli agnelli, come ne presero uno e come facevano a pezzi le pecore e le divorarono. E vidi fin quando spuntarono le corna e quegli agnellini e i corvi gliele facevano cadere. E vidi fin quando spuntò un gran corno da una di quelle pecore e si aprirono a loro gli occhi. Ed esso volse lo sguardo ad esse e i loro occhi si aprirono. Ed esso gridò verso le pecore e i caproni lo videro e corsero tutti verso di lui. E nonostante tutto ciò, quelle aquile, quegli avvoltoi, i corvi e gli sparvieri fino a quel momento distruggevano le pecore, volavano su di loro e le divorarono. E le pecore se ne stavano zitte, ma i caproni si lamentavano e gridavano. E quei corvi combattevano e facevano violenza con lui, e volevano strappargli il corno, e non ci riuscirono. Ed io li vidi quando arrivarono i pastori e le aquile, e gli avvoltoi e gli sparvieri, chiamarono i corvi affinché rompessero il corno di quel caprone, e contesero con lui, combattettero, ed esso combatteva contro di loro e gridava perché gli venisse in suo aiuto. E vidi fin quando venne quell'uomo che scriveva i nomi dei pastori e li innalzava innanzi al Signore delle pecore, ed egli lo aiutò e gli mostrò tutto e scese in suo aiuto per quel caprone. E vidi fin quando venne presso di loro quel Signore delle pecore con ira, e quelli che lo videro tutti fuggirono e caddero alla sua ombra innanzi a lui. Tutte le aquile, tutti gli avvoltoi, i corvi, gli sparvieri si radunarono e portarono con loro tutte le pecore della campagna e vennero tutti quanti insieme e si aiutarono per rompere quel corno del caprone. E vidi quell'uomo che scriveva il libro per ordine del Signore fin quando aprì quel libro delle distruzioni che avevano fatto quei 12 pastori di dopo e mostrò che, assai più dei precedenti, avevano distrutto al cospetto del Signore delle pecore. E vidi fin quando il Signore delle pecore venne presso di loro, prese in mano il bastone dell'ira, percosse la terra si spaccò e tutti gli animali e gli uccelli del cielo caddero da vicino a quelle pecore e sprofondarono nella terra ed essa si chiuse su di loro. E vidi fin quando fu data alle pecore una grande spada e le pecore uscirono contro quegli animali selvatici per ucciderli. E tutti gli animali e gli uccelli del cielo fuggirono da davanti alla loro faccia. E vidi fin quando fu costruito un trono nella terra amena, ed il Signore delle pecore vi si sedette sopra. Ed egli prese tutti i libri sigillati e li aprì davanti al Signore delle pecore. E il Signore chiamò i 7 primi bianchi e ordinò che gli portassero innanzi, di fra le stelle, la prima, quella che precedeva quelle stelle, le cui vergogne erano come quelle dei cavalli. E cioè la stella che era caduta per prima. E gliele portarono tutte quante innanzi, e parlò a quell'uomo che scriveva innanzi a lui, che era uno dei 7 bianchi, e gli disse: prendi quei 70 pastori cui ho consegnato le pecore, e che, avendole prese, hanno ucciso più di quanto io avevo loro ordinato. Ed ecco, io li vidi tutti legati e tutti stavano avanti a lui. Ed il giudizio fu prima contro le stelle, che furono giudicate, furono trovate colpevoli e andarono nel loro luogo della condanna e le gettò in un luogo profondo e pieno di fuoco ardente e pieno di colonne di fuoco. E quei 70 pastori furono giudicati e furono trovati colpevoli e furono gettati in quell'abisso di fuoco. E vidi allora che si aprì un identico abisso in mezzo alla terra, che era pieno di fuoco. E fecero venire quelle pecore cieche, e tutte furono giudicate, e furono dichiarate colpevoli, e furono gettate in quell'abisso di fuoco e bruciarono. E questo abisso era alla destra di quella casa, e vidi quelle pecore bruciare, e le loro ossa bruciavano. E stetti a osservare fin quando il fuoco attinse quella casa vecchia, e fecero uscire tutte le colonne,
e tutte le travi e gli ornamenti di quella casa si avvilupparono con esso, con il fuoco, e lo fecero uscire e la gettarono in un posto a destra della terra. E vidi il Signore delle pecore fin quando fece venire una casa nuova, più grande e alta di quella precedente, e la pose nel luogo della prima che era stata avviluppata, e tutte le sue colonne erano nuove, i suoi ornamenti erano nuovi, ed era più grande della prima, della vecchia, che egli aveva portato via, e tutte le pecore stavano in mezzo ad essa. E vidi tutte le pecore che erano sopravvissute, e vidi che tutti gli animali che sono sulla terra e tutti gli uccelli del cielo cadevano e si prostravano a quelle pecore, e le implorarono, ed esse li ascoltavano in ogni parola. Ed allora quelle tre che vestivano di bianco e mi avevano preso per mano, quella di prima mi fece salire, mentre la mano di quel caprone mi teneva, e mi posero in mezzo a quelle pecore, prima che ci fosse il giudizio. E quelle pecore erano tutte bianche, e il loro vello grande e pulito. E tutte quelle che erano perite e si erano disperse, e tutti gli animali della campagna e tutti gli uccelli del cielo si riunirono in quella casa, e il Signore delle pecore godette di gran gioia perché tutti erano buoni, ed era ritornata alla sua casa. E vidi fin quando riposero quella spada che era stata data alle pecore, e la introdussero nella sua casa, ed egli la sigillò davanti alla faccia del Signore, e tutte le pecore furono chiuse in quella casa, ed essa non le conteneva. E gli occhi di tutte si aprirono e vedevano bene, e in mezzo ad esse non ve n'era alcuna che non vedesse. E vidi che quella casa era grande, vasta e assai piena. E vidi che era nato un bue bianco dalle grandi corna, e tutti gli animali della selva e tutti gli uccelli del cielo lo temevano e lo pregavano per tutto il tempo. E vidi fin quando tutte le loro specie si trasformarono e tutti diventarono buoi bianchi, e il primo fra loro divenne una cosa diversa, e questa cosa era un grande animale. Sulla sua grande testa grandi corna nere, e il Signore delle pecore gioì per loro e per tutti i bovini. Ed io mi addormentai in mezzo a loro, e mi svegliai e vidi ogni cosa. E questa è la visione che vidi mentre dormivo. E mi svegliai e benedissi il Signore di giustizia, e a Lui detti gloria. Ed allora piansi di gran pianto, e la mia lacrima non si fermò fino al punto che non potetti sopportarla. Quando vedevo, scendeva su quello che vedevo, poiché tutto arrivava e si compiva, e tutte le azioni degli uomini in ogni loro parte mi apparvero innanzi agli occhi. E in quella notte ricordai il mio primo sogno, e per causa sua piansi e mi agitai, perché avevo visto quella visione.